Andiamo infine ad osservare alcune specificità importanti nella definizione di una ricetta. In particolar modo andiamo a definire o a capire come si può specificare quello che sono gli ingredienti caratterizzanti, che sono comunque un elemento assolutamente importante e fondamentale quando si fa etichettatura di un prodotto. Il quid, lo ricordiamo, è l'esposizione della percentuale di ingrediente laddove la legge me lo richiede. Ora, la percentuale di un ingrediente o di più ingredienti all'interno di una ricetta è un qualcosa che Cookie calcola per conto dell'operatore, ma l'operatore ha la necessità di indicare al sistema quando e per quali ingredienti questa funzionalità deve essere fatta. In questo caso, la possibilità per gestire il quid è fatta attraverso questo pulsante che, una volta premuto, mi apre una scheda che mi riporta per gruppi l'elenco dei miei ingredienti, quindi quelli che vedo qui a sinistra, mi riporta il peso, mi riporta il peso finale come riferimento e attraverso queste due colonne, volatilità e quid, in particolare quello che ci interessa in questo momento è il quid, io posso indicare al sistema quali sono gli ingredienti caratterizzanti. Abbiamo detto che questa è una preparazione di frolla con le mandorle e al cioccolato. Quindi in questo caso, avendo citato questi ingredienti all'interno del nome della mia ricettazione, le norme di legge mi obbligano a indicare la percentuale. Cliccando sulla stellina, il sistema in automatico mi calcola quella che è la percentuale del quid. Questa percentuale viene calcolata appunto sul peso finale e lo fa il sistema in automatico per me. Quindi una volta che io avrò fatto imposta, il sistema mi ricarica la scheda, mi invita a riaggiornare i dati e se oggi vado nel pannello degli allergeni e della composizione, qui in basso vedrò come rispetto a prima, a fianco a mandorle e a fianco al cacao in polvere alcalinizzato, ho adesso riportato la percentuale. Questa percentuale chiaramente verrà poi riportata in etichetta, proprio perché è importante ed è obbligatorio, come comunicazione verso il pubblico. Ricordiamo, sebbene questo sia già, presente all'interno della lezione normativa sul quid, invitiamo ad andare a vedere all'interno del supporto assistenza che la percentuale di quid potrebbe essere impostata, imposta perché vi è riportato l'ingrediente, il nome dell'ingrediente all'interno del nome della nostra ricettazione o perché semplicemente nella raffigurazione del packaging che avvolge il nostro ingrediente è raffigurato uno degli ingredienti, uno o più degli ingredienti che abbiamo riportato.